ci abbiamo messo una vita, ma finalmente abbiamo fatto tutti i test indispensabili sulla GoPro Hero 7 per poter rilasciare una recensione accurata di questo prodotto. Via! Innanzitutto partiamo da una grafica rinnovata, perché come potete vedere già appena andate ad accendere la telecamera sono completamente cambiati i menu. Punto 1. Tra l'altro molto bella anche la parte con le icone nuove, con la batteria e con l'SD che cambiano colore ogni volta che cambia la quantità di carica che c'è all'interno. Partiamo dal verde fino ad arrivare al rosso, quando capiremo che appunto la telecamera o è piena o magari è scarica perché la batteria appunto segna rosso. L'interfaccia non so se dirvi se è più semplice o più difficile della Hero 6 e delle precedenti. Sicuramente è differente, quindi ci vuole un po' di abitudine per iniziare ad utilizzarla. Io all'inizio ho fatto un po' di fatica perché sono abituato con la vecchia, anche solo per andare a cercare la parte di ProTune. In questo caso basta pigiare qui sotto e avremo già tutta la parte di ProTune aperta. Per andare a cercare i file invece bisogna fare uno swipe verso l'alto, mentre prima bisognava farlo laterale. Per andare all'interno delle impostazioni, semplicemente in questa maniera qua. Molto più semplice la parte delle impostazioni, dove troviamo il vocale, l'audio, il nostro quick capture, il blocco e tutte le preferenze. Tra l'altro veloce anche trovare il passaggio tra NT, SC e PAL, che adesso si chiama regionale. Dal mio personalissimo punto di vista ho notato molta più facilità a passare da foto a video, invece che con un click dell'unico pulsante, a parte quello di shutter che si trova su questa telecamera, ma con uno swipe a destra piuttosto che a sinistra, quindi molto più intuitivo. Una volta che siete all'interno del menu che vi interessa, qui in basso potrete entrare nel menu sottostante, quindi foto, sequenza, notturna in questo caso, oppure se siamo all'interno di video troverete video e registrazione in loop. Se siete all'interno di temporizzato, ovviamente troverete le nuove funzioni video time warp, video temporizzato e foto temporizzata insieme alla foto notturna temporizzata. Il touchscreen funziona decisamente meglio della Hero 6 e ho trovato molta facilità anche nel blocco dell'esposimetro. Infatti se andate a pigiare su un punto sarà molto più facile, proprio per la qualità del touchscreen decisamente migliorata, andare su un punto piuttosto che su un altro a creare appunto l'esposizione e poi eventualmente andandola a bloccare, che ne so, nel punto più assurdo in cui andare a bloccarla, ovvero nel cielo in questo caso, in modo che non si veda assolutamente null'altro. Quali sono le grandi novità, ovvero le differenze tra Hero 7 e Hero 6? Sono poche, però sono buone, sono interessanti, perché effettivamente se io fossi un matto Instagram, se avessi bisogno di fare foto verticali e non avessi tanta voglia di fare post produzione, basterebbe semplicemente ruotare la telecamera in questa maniera qua. Non male. Ovviamente gira in tutti i versi la telecamera, anche in quest'altro qui. Dal mio punto di vista semplicemente un aggiornamento software, però comunque insomma fa piacere che ci sia qualcosa di nuovo anche su questa telecamera. Ovviamente sempre per parlare di cose nuove, il time warp è la cosa che mi è piaciuta di più di questa telecamera. Non è altro che un time lapse video stabilizzato. Ve ne faccio vedere uno. Utilizzando il time warp come nel temporizzato, nel video temporizzato che c'era precedentemente nelle altre camere, non è possibile utilizzare il ProTune. Quindi se io vado a scegliermi time warp temporizzato, vedrete che video time warp avrò pochissime scelte, 4K ampio e la velocità di time warp, ovvero 15x, 30x, 10x, 5x, 2x. E qui a fianco vi fa anche capire che cosa viene fuori. Se utilizziamo un 30x e facciamo 5 secondi, 5 minuti di registrazione, verrà fuori un video da circa 10 secondi. Se utilizziamo un 15x, verrà fuori un video da circa 15 secondi. E così via. Calcolate che per fare quel time warp video stabilizzato, ho fatto un giro qua attorno a casa e tenevo la telecamera così e camminavo.
cioè non stavo attento a come era posizionata o cosa, quindi veramente veramente stabile. Proprio perché parliamo di stabilità, faccio partire anche un video, così vedete la stabilità della telecamera in questo momento che riprende la telecamera che ci sta riprendendo a sua volta. Ci mettiamo in questa posizione qui e notate come la telecamera che sto tenendo in mano in questa maniera, ma la sto tenendo veramente senza accuratezza, ci permetta di andare a essere stabili con la post produzione senza nessun tipo di problema. Passeggio un attimo. Eccomi qua, con noncuranza proprio, e vedete che l'HyperSmooth funziona alla grande. Vi faccio vedere un paragone di stabilizzazione delle due telecamere a 4K a 25 frame al secondo con HyperSmooth e con stabilizzazione nativa. E ci facciamo una corsetta. Ok, visto che siamo qua davanti, facciamo anche un velocissimo test audio per sentire come si comporta la GoPro Hero 6 e come si comporta la GoPro Hero 7, ma questo lo faremo più approfonditamente probabilmente in un altro video. 1, 2, 3, prova, check, 1, 2, check, check, prova. Prova, volume. HyperSmooth disponibile su più fronti della telecamera. Perché vi dico questo? Perché la prima volta che abbiamo acceso la telecamera era pseudo bloccata, per quello ci abbiamo messo tanto a far uscire questa benedetta recensione. Ora invece abbiamo la possibilità di utilizzare l'HyperSmooth praticamente in tutte le sue impostazioni. Vi faccio vedere che cosa succede. La stabilizzazione HyperSmooth rimane praticamente fino ai 1080x50 e diventa standard a 1080x100 frame al secondo. Viene completamente disabilitata a 1080x200 frame al secondo. Se ci spostiamo a 2K7 abbiamo la stabilizzazione HyperSmooth a 25 frame al secondo, ce l'abbiamo anche a 50 e scompare a 100 frame per secondo. I 200 frame per secondo a 2K7 non sono ovviamente supportati. Andiamo a 4K, a 25 frame al secondo funziona il nostro HyperSmooth, a 50 frame al secondo abbiamo l'avviso HEVC e funziona ancora l'HyperSmooth, mentre ovviamente non abbiamo i 100 frame per secondo al 4K perché sono possibili e disponibili solo sui 2K7. Secondo me è tanta roba. Ah, tra l'altro vi faccio vedere un'altra cosa. Qui abbiamo la possibilità di gestire i 16 noni piuttosto che i 4 terzi. In questo caso 4K25, la stabilizzazione per ora non è ancora supportata. Siamo con la release 1.51, con la versione 1.51 della GoPro. Un'altra cosa che mi è piaciuta particolarmente è la possibilità di andare a rivedere sul display della GoPro la slow motion che viene effettuata, perché se noi stiamo lavorando, che ne so, a 1080x100 frame per secondo, facciamo la nostra ripresa, slow motion attivato. Figo, mi piace. Sono state inserite anche altre impostazioni all'interno della parte fotografica. Abbiamo la possibilità di utilizzare un piccolo timer, vedete, che vi darà la possibilità di fare degli autoscatti praticamente. Boh, sinceramente non lo trovo particolarmente utile, però lo hanno aggiunto ed è gratis. Ed un'impostazione che si chiama Super Photo. È un HDR, insomma, è un HDR come quello che c'era prima. L'hanno cambiato di nome e lo hanno un po' migliorato. Ma se c'è qualcosa di mosso all'interno dell'inquadratura, se c'è una persona all'interno dell'inquadratura che non sta ferma, vedrete mosso, vedrete sfocato, quindi non è molto action, ecco, come impostazione. Ah, nel reparto video mi sono dimenticato di dirvi che c'è una simpatica iconetta che vi permette di fare video per i social praticamente da 15 o da 30 secondi. Non male, se la utilizziamo per Instagram o per queste cose qua. Queste sono le differenze tra la GoPro Hero 6 e la GoPro Hero 7 Black Edition. Non so se siano effettivamente delle differenze
hardware o se sono solo degli aggiornamenti software, perché non le ho aperte per guardare dentro se sono uguali o differenti. Ci viene presentata una telecamera completamente rinnovata, quantomeno. Speriamo che tra un mese non esca qualcuno e sblocchi la Hero 6 per farla diventare Hero 7, perché GoPro farebbe proprio una figuraccia, sinceramente. Mi piace la telecamera, sono soddisfatto di questo oggetto che ho in mano e che sto testando, grazie sempre a GoCamera che me l'ha potuta lasciare per fare questi test. Se avete visto l'altra sera su Facebook, avevo anche fatto una diretta con questa macchina e penso che ne farò delle altre, perché ho visto che c'era interesse, domande, dubbi, perplessità, incertezze, quindi approfitterò e farò molto volentieri delle altre dirette. Non mi resta che salutarvi, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace, accendete la campanellina così sarete sempre collegati con tutti i nuovi video che usciranno prossimamente. Un saluto a tutti quanti, ciao ciao.